Quest'anno ci siamo concentrati su Sant'Antonio come uomo che ha saputo parlare e testimoniare anche in prima persona, evidentemente, la pace, un uomo che ha predicato a favore della riconciliazione in difesa dei poveri contro ogni forma di violenza. Per cui è un po' questo il tema che ci ha accompagnato, Antonio, che ci educa a vivere relazioni riconciliate e a chiedere al Signore questo grande dono, qualora noi ci riconosciamo davvero incapaci di tesserlo con le nostre sole forze. Una tredicina che ha preso il via il 31 maggio e come detto proseguirà fino al 12, quindi fino a domani. In particolare, ecco, una tredicina che ha presentato tra l'altro diverse novità quest'anno. Dal punto di vista degli appuntamenti di carattere culturale, ma anche di riflessione musicale, sì, ci sono stati alcuni episodi, alcune iniziative del tutto nuove. Ricordo in particolare il pellegrinaggio per la pace, che è stato vissuto il 1° di giugno, che ha toccato i tre santuari antoniani per eccellenza, il santuario di Campo San Piero, dove Sant'Antonio ha vissuto l'ultimo periodo della sua vita, poi qui alle porte di Padova, il santuario dell'Arcella, dove invece Sant'Antonio è morto, infine evidentemente qui in Basilica, dove custodiamo il corpo del santo. Ma poi anche momenti di riflessione, in particolare due, ne ricordo uno sulla violenza di genere. Ci ha aiutato una teologa, Simona Segoloni, che ci ha permesso di individuare alcuni luoghi comuni, alcuni pregiudizi che favoriscono questo tipo di violenza che va sradicata, e poi un altro incontro con la vedova Calabresi, che invece ci ha fatto riflettere sul tema del perdono e della riconciliazione. L'animazione delle celebrazioni liturgiche nel pomeriggio alle 18 da parte appunto delle diocesi del Triveneto, se non sbaglio, tocca questa sera alle 18 la diocesi di Vittorio Veneto, quindi la messa sarà presieduta in basilica dal vescovo Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo. Domani sera invece il vescovo Giampaolo Dianin, che è sarà presente appunto il capitolo della cattedrale di Padova e la diocesi di Chioggia, corretto? Certo, sì, sono state le diocesi del Triveneto soprattutto che ci hanno accompagnato come di consueto in questo cammino della Tredicina. Ieri per la prima volta ha partecipato la diocesi di Concordia Pordenone con il suo vescovo, con un grande afflusso di fedeli, in particolare Treviso, Rovigo, Verona. Ecco, sono le diocesi che raggiungono il santo sempre dimostrando grande affetto e grande devozione per questo nostro amico che ci ha preceduto nel cammino della fede. E prima di arrivare alla sola grande solennità del 13 giugno, vogliamo anche ricordare che dall'alba di domani torna per il terzo anno anche un evento davvero caratteristico, molto particolare, che è l'infiorata a Sant'Antonio, a cura dei maestri infioratori di Fucecchio, Firenze. Sì, esatto, è la terza volta che proponiamo questa iniziativa, che ha un suo carattere coinvolgente non solo per la bellezza dell'opera che viene realizzata di fronte alla Basilica sul Sagrato, ma anche perché a realizzarla vengono chiamate anche le persone che eventualmente si trovano lì vicino. Ecco, vuole essere un segno di comunione, di coralità anche nella realizzazione di quest'opera così semplice ma così significativa. Arriviamo quindi al 13 giugno, come già dicevamo anche Telepace sarà impegnata nella trasmissione delle varie celebrazioni e a tal proposito anche questa trasmissione insomma non sarà in onda proprio per lasciare spazio alle celebrazioni, in particolar modo a quella delle 9, 10 e 11, poi saremo anche in diretta nel pomeriggio. Ecco, lascio a lei un po' la sintesi di quella che sarà la giornata in Basilica, Sì, una appunto. sintesi molto difficile perché è una giornata molto, molto ricca, molto partecipata. Sin dalla mattina la Basilica aprirà i suoi battenti proprio alle 5:30, quindi all'alba, e piano piano giungeremo fino a sera con la celebrazione eucaristica praticamente ad ogni ora. Nel frattempo ci sarà l'accoglienza di tantissimi pellegrini che visiteranno la Basilica anche tra una celebrazione e l'altra. Il grande evento, quello più importante, sarà
quello delle 17, in cui la messa sarà seguita dalla grande processione che si snoderà sulle vie, lungo le vie della città, come di consueto, e dunque con la partecipazione di tantissimi pellegrini da tutto il mondo. E da ultimo, ecco, leggevo che proprio per allargare a chi non potrà raggiungere fisicamente la Basilica, il tutto verrà riproposto anche online attraverso la piattaforma Progetto 13 Giugno Online. Anche questa è una bella novità per quanto riguarda un appuntamento, insomma, che è tanto sentito, tanto atteso. Sì, un segno che ci consente il tempo che stiamo vivendo, proprio questi mezzi ci permettono di allargare la famiglia antoniana che già esiste nel mondo, ma che evidentemente non tutta per intero può essere fisicamente presente il 13 giugno in Basilica. E quindi anche questo è un segno di collegamento che ci permette di sentirci tutti parte di un'unica grande famiglia. Ecco, credo che Sant'Antonio abbia questo di speciale. Da un lato è difficile dire come mai è così amato in tutto il mondo, dall'altro però dobbiamo constatare che il suo sguardo, che il suo stile di accoglienza ci permette tutti di sentirci accomunati da questa fiducia in una figura che ci ha preceduto nel cammino della fede, che ci fa guardare al Signore con fiducia e con speranza. Sant'Antonio, insomma, ha ricordato per i suoi miracoli che lo hanno reso protettore dei poveri, degli affamati, dei oggetti smarriti, ma le chiedo, prima di lasciarla, ci sono invece degli aspetti meno conosciuti, poco noti, che andrebbero invece, come dire, riscoperti sulla figura di Sant'Antonio? Io amo sottolineare una cosa da questo punto di vista, forse è il miracolo più bello, vale a dire il segno di tante persone che magari sono lontane dalla fede, che hanno abbandonato un cammino personale di preghiera, che non si sentono più partecipi della Chiesa, ma che venendo qui al Santo e vedendo tante persone così affezionate a Sant'Antonio, incominciano nuovamente ad interrogarsi, si rimettono in cammino, recuperano tutta la bellezza del Vangelo e della fede. Ecco, credo che questi siano i miracoli che rimangono più nascosti, proprio perché la fede autentica non utilizza linguaggi spettacolari, super appariscenti, ma sono poi segni che danno più gioia e frutto nel cammino della persona, delle famiglie, delle nostre comunità cristiane.